Siamo qui in piazza con Extinction Rebellion e Fridays for Future e con noi c'è Ruggero Reina, che è stato l'artefice dello sciopero della fame per ottenere una seduta aperta in assemblea del Consiglio regionale. Ruggero, hai vinto, cosa ci puoi dire? Beh, innanzitutto non sono io ad aver vinto, ma tutta la giornata di oggi testimonia come sono tantissime le voci che cercano di lottare per lo stesso motivo per cui io ho iniziato lo sciopero della fame. Posso dire che, ok, l'obiettivo concreto dello sciopero è stato raggiunto, ma io personalmente non lo considero un risultato, ma solo un'occasione ancora tutta da sfruttare. E come movimento non aspetteremo di certo il Consiglio regionale per farci sentire. Continueremo a essere presenti perché il nostro obiettivo non è un Consiglio regionale, ma il nostro obiettivo è che la più gente possibile si mobiliti affinché i governi facciano realmente ciò che devono per la crisi climatica ed ecologica. Quali saranno le proposte che farete nel Consiglio regionale aperto in assemblea? Le proposte che faremo come movimento sono le tre richieste che contraddistinguono il movimento dalla sua nascita, dal 2018. La prima è che si dica la verità, ovvero che si tratti la crisi climatica ed ecologica come l'emergenza, con l'urgenza che merita, e quindi che anche tutta la popolazione venga messa al corrente del pericolo che stiamo attraversando. La seconda richiesta è che si agisca adesso e non si aspetti il 2050 per arrivare a uno zero netto, ma che si faccia tutto il possibile per arrivare il prima. Si dovrebbe arrivare nel 2025, in realtà, questo è quello che ci diceva la scienza, ma quel treno l'abbiamo perso, ma noi continueremo a lottare. La terza richiesta è quella delle assemblee cittadine deliberative, ovvero le decisioni drastiche che riguardano la crisi climatica ed ecologica dovranno essere prese dalla cittadinanza, perché sono decisioni drastiche che non possono lasciare indietro gli ultimi e quindi sono proprio loro che dovranno mobilitarsi insieme a noi per rendere tutto questo possibile. Grazie Ruggero. Grazie a te e grazie a tutti coloro che si interessano e si attivano.